Il sindaco facente funzione di Assisi, l'architetto Antonio Lunghi, prepara la sua discesa in campo per la corsa alle amministrative 2016 e entro la prossima settimana, come spiega ai microfoni di TRG, renderà nota la squadra che lo sosterrà, fatta innanzitutto da alcuni degli attuali componenti del Consiglio Comunale e poi aperta ai cittadini di buona volontà. Civismo, la parola d'ordine, pur non disdegnando l'eventuale apertura ai partiti politici. La discesa in campo di Lunghi è l'ultima in ordine di tempo, dopo che ieri il PD, in una nota a firma del suo segretario Federico Masciolini, aveva aperto a Stefania Pierotti, ingegnere, esperta di creazione d'impresa, pronta a presentarsi alle elezioni comunali con un progetto civico e che, con la sua candidatura, ha sorpassato in curva quello che sembrava essere il candidato democratico prescelto Gianluca Fagotti. Altra lista civica, quella dell'ex assessore Francesco Mignani, primo a candidarsi a sindaco di Assisi. Per la lista a sinistra il nome è quello del presidente del Circolo Primo Maggio Luigino Ciotti, mentre pochi giorni fa anche l'ex sindaco Giorgio Bartolini aveva espresso ufficialmente la sua candidatura. Dai 5 Stelle il nome del grillino Fabrizio Leggio, 6 dunque i candidati per la tornata elettorale all'ombra della Basilica di San Francesco. La prossima settimana io scioglierò le riserve, sto lavorando in questi giorni in maniera precisa per riproporre un quadro di riferimento che fa parte della storia recente amministrativa di Assisi. In questi anni ad Assisi abbiamo ben governato, abbiamo bilanci a posto, non abbiamo debiti, sicuramente abbiamo fatto una mole enorme di lavori e di iniziative. Tutti gli altri ce lo riconoscono e ce lo invidiano. Quindi vorrei ripartire da quello che è stato fatto in questi anni, riconfermando le persone che hanno aiutato e contribuito a questa esperienza e introducendo elementi, personalità, capacità nuove che sappiano cogliere lo spirito dei tempi che abbiamo di fronte. Sono tempi molto complicati, però credo che la sana amministrazione che abbiamo fatto in questi anni riuscirà anche a dare una risposta a queste problematiche. E quindi la sua scelta guarda ad una lista civica, al civismo, aprendosi anche alle persone, come ha detto altre volte, di buona volontà? Sì, io vengo da un'esperienza civica, già 5 anni fa ho abbandonato il partito che avevo, con cui avevo condiviso tanti anni della mia esperienza personale. Ritengo che la risposta civica sia la risposta più adeguata per Assisi, ma credo anche per molte altre realtà dell'Umbria. Quindi noi vogliamo continuare, non misconosciamo l'importanza dei partiti, non misconosciamo il loro contributo fondamentale nella vita democratica, però io ritengo che nelle amministrazioni locali, nei comuni, quello che conta è saper bene amministrare per il bene della gente e per il bene del nostro territorio. Quindi l'esperienza civica è quella a cui parlo sicuramente.